L'ambasciatrice degli Stati Uniti presso la NATO è sicura l'adesione della Svezia all'Alleanza Atlantica sarà presto realtà. In un'intervista a Euronews, Julian Smith sostiene che l'Ungheria ha ricevuto le rassicurazioni necessarie e pertanto si attende a breve la decisione. L'ingresso della Svezia nella NATO è bloccato da un anno e mezzo proprio a causa delle esitazioni di Ungheria e Turchia. Ma ora che il Parlamento di Ankara ha ratificato la proposta di adesione, manca solo il voto di quello di Budapest per portare a termine il processo. We do have assurances from Hungary that they are going to move forward and get this done. Hungarians understand, Prime Minister Orbán understands, we are all stronger with Sweden inside this alliance. It's good for Sweden and it's good for the NATO alliance. This is an important move for Putin to signal to him that he miscalculated. He thought NATO would have a weak response to going into Ukraine, but in fact the alliance ultimately is stronger and more united than ever before. Dall'ambasciatrice arrivano anche rassicurazioni sull'impegno degli Stati Uniti nell'alleanza, che proseguirà anche in caso di elezione di Donald Trump il prossimo novembre. L'ex presidente repubblicano ha più volte fatto capire di voler riconsiderare il ruolo statunitense nella NATO e nel 2020 avrebbe detto alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: se l'Europa è sotto attacco, non verremo mai ad aiutarvi. Secondo Julian Smith, comunque, c'è una differenza tra ciò che un candidato presidenziale potrebbe affermare durante la campagna e ciò che farà se sarà scelto dagli elettori. There's always the difference between what candidates say on the campaign trail and what actually transpires should they assume a leadership role or secure a particular position that they're running for. So I think at this point it's premature to make certain conclusions. I mean, let's first and foremost see who wins the US election and take it from there. Per gli Stati Uniti la priorità resta a garantire che tutti i membri della NATO sostengano l'Ucraina e che l'alleanza mantenga sempre uno sguardo vigile sul proprio fianco orientale.